Avete litigato con il vicino oppure il vostro padrone di casa vi vuole sfrattare? Non serve andare in giudizio ed aspettare per anni la sentenza. Adesso la legge prevede di rivolgersi al mediatore. Camera di Commercio, che fornisce questo servizio da più di 10 anni, adesso punta alla qualità. Diciamo che siamo delle punte di diamante del sistema nazionale. La Camera di Commercio ha sempre considerato la mediazione come, dicevamo, strumento alternativo di risoluzione delle controversie, un obiettivo prioritario e strategico. Non a caso il nostro organismo è iscritto al numero 4 nell'elenco del Ministero della Giustizia. Ci adoperiamo perché tutto il resto del sistema camerale abbia la possibilità di portare avanti questa difficile sfida che il governo centrale ha affidato anche al sistema camerale, in maniera tale da farla diventare un'opportunità. Abbiamo promosso la cultura della mediazione, ma stiamo promuovendo anche una mediazione di qualità. La qualità del nostro albo l'abbiamo raggiunta anche attraverso dei metodi selettivi e questo, diciamo, ad oggi garantisce una enorme professionalità dei soggetti che lavorano con noi. La mediazione e conciliazione è rivolta a tutti, è rivolta al consumatore, è rivolta all'utente di un pubblico servizio, è rivolta all'imprenditore che ha problemi sia con i propri consumatori sia all'imprenditore che ha problemi con un altro imprenditore. Le parti che raggiungono un accordo in conciliazione poi adempiono. Quindi anche questo è importante perché produce un risparmio di costi sia, diciamo, per i soggetti ma sia anche per la società, perché chiaramente la giustizia ha un costo per tutti. In certi casi, in pochi mesi e con poche decine di euro si può risolvere una lite. Dal momento del deposito della domanda decorrono circa 30 giorni per il primo incontro. Le mediazioni per legge si devono risolvere in 4 mesi. Da noi riusciamo ancora a mantenere un tempo inferiore ai 4 mesi di durata dell'intero procedimento. La spesa iniziale sono 40 euro più IVA, a cui appunto sono dovute appunto come spese di avvio, dopodiché dipende dal valore della controversia. Notiamo che sempre più spesso gli utenti si fanno accompagnare, soprattutto sulle liti complesse, da legali, giuristi d'impresa, se si tratta di aziende, o da consulenti dell'azienda stessa. Ma quali sono i casi più frequenti? Sono locazioni, sicuramente le successioni ereditarie, diritti reali, problemi di servitù, problemi relativi alla divisione di un immobile, capita spesso purtroppo, problemi molto più, sono più rari, ma ci sono i casi di responsabilità medica o di responsabilità a mezzo stampa.